Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic95 e benvenuti al 24esimo episodio di Paolo Rubino Mega e Zaffiro Alfa. Ragazzi, oggi è un episodio veramente molto speciale perché andremo a parlare di Team Hydro, ragazzi. E voi vi chiederete, Federic, perché vuoi proprio parlare del Team Hydro? E ragazzi, voglio parlare di questo team in particolare perché sul canale non l'ho mai fatto, in queste serie di video non l'ho mai fatto, mai trattato questo team. Ebbene, non ho fatto anche il Team Magma, quindi nel prossimo episodio andremo anche a trattare il Team Magma, episodio 25, mi raccomando non perdetelo. In questo episodio, ragazzi, parleremo del Team Hydro perché abbiamo veramente un sacco di cose da dire. Sono uscite veramente un sacco di news su questo team malvagio. E niente, la domanda che vi faccio oggi è: preferite il Team Magma e il Team Hydro? Rispondetemi a fine video, perché adesso vi darò tutte le informazioni necessarie sul Team Hydro, che io preferisco veramente tantissimo a confronto del Team Magma, perché il Team Hydro ha dei nuovi tenenti veramente cazzuti, oltre che Ivan è veramente un figo con quella barba. E sì ragazzi, lo devo dire, è un figo. Mentre il Team Magma, come Magma tenenti, ha una specie di folletto donna e poi ha un Makuhita vestito, mentre Max è un secchione. Quindi ragazzi, voi preferite una figa stratosferica Ivan cazzuto e un lottatore di wrestling, o questi altri qua? Fatemi sapere qua sotto nei commenti, ognuno ha i suoi pareri. Comunque secondo me hanno avvantaggiato troppo il Team Hydro. Comunque, parlando del Team Hydro nel passato, ragazzi, per chi non lo sapesse, il Team Hydro è uno dei due team malvagi presenti nella regione di Hoenn. E voi direte, grazie al cavolo Federic, lo sapevamo. Ma questo è un video informativo perché voglio informare tutti, anche chi non sa chi è questo team, perché sicuramente ci sarà qualcuno che non lo sa perché ha scoperto da poco questi due giochi. Il loro scopo è espandere il mare, risvegliando Kyogre. Il Team Hydro appare nei giochi di terza generazione, Zaffiro, Rubino e Smeraldo, e il loro obiettivo è quello di espandere il mare, usando per lo più Pokémon tipo Pokien e Zubat. E devo dire che non si sono armati molto bene se usano gli Zubat, perché sappiamo tutti che odiamo gli Zubat e vive i repellenti. Comunque adesso stiamo divagando. Parlando sempre del Team Hydro, usano più avanti Pokémon di tipo Acqua Buio come Carvana. E ragazzi, devo dire, hanno fatto un'ottima scelta, perché non potevano conquistare il mondo con Pokien e Zubat. Ecco, comunque hanno Pokémon di tipo Acqua Buio e Carvana, che ha un'evoluzione che diventa Sharpedo, e poi Sharpedo ultimamente abbiamo visto che può diventare Mega Sharpedo grazie alla, come cavolo si chiama ragazzi, non mi ricordo, sì, Mega Ancora si dovrebbe chiamare, sì, Mega Ancora, che tiene al collo Ivan, come potete vedere in questa immagine. E niente, Ivan può far evolvere Sharpedo in Mega Sharpedo, anche se non è uscito un trailer ufficiale, ma si presume così. Per il Team Hydro Mega Sharpedo, mentre per il Team Magma Mega Kamerut. Parlando del capo del Team Hydro, che è Ivan, ragazzi, ha un carattere forte e risoluto e mira a creare un mondo ideale per i Pokémon. Grazie alla sua magnanimità e alla sua capacità di trascinare chi gli ha intorno, insomma, si è conquistato la lealtà dei membri del suo team. Ma è anche un individuo molto pericoloso, disposto a perseguire i suoi obiettivi senza curarsi delle conseguenze. E ciò potrebbe portare delle gravissime, appunto, conseguenze ai suoi seguaci e anche a se stesso, ma un po' a tutto il mondo, perché come possiamo vedere in quest'altra foto riporterò tutto allo stato originario. Ragazzi, cosa vuol dire stato originario? Praticamente parla di quando l'acqua stava sopra il monte Everest. Questi vogliono vivere nei sottomarini e non mi piace tanto questa cosa, ragazzi, perché un mondo pieno d'acqua, facciamo il film Waterworld, ecco, non so se l'avete visto, ma comunque il concetto è quello, vivono sulle zattere, però vabbè. Parlando dell'idrotenente Ada, ragazzi, sì, idrotenente è il vice capo, sì, uno dei due vice capo, Ada è la mente del Team Hydro, anche se non sembra avere tanto cervello, ma comunque veramente è vestita in modo figo, ragazzi. Infatti quello dietro a questa foto, come vedete, il professore fa una faccia del tipo Ada vieni qua. Comunque è quello. I suoi modi a volte sono un po' estremi, ragazzi, ma grazie alla sua intelligenza, al suo atteggiamento diretto e al suo dinamismo si è guadagnata l'ammirazione dei membri del team. Soltanto per questa frase, ragazzi, voglio 10.000 like ora. Comunque, idrotenente Alan, ragazzi, altro lottatore di wrestling. Sì, un lottatore di wrestling, ragazzi, perché se voi vedete le foto è veramente muscoloso, porca miseria. E perché è così fedele a Ivan? Perché Ivan una volta gli ha salvato la vita e quindi è in debito con lui. E niente, ed è pronto, insomma, a seguire gli ideali del capo e a dare la sua vita per realizzarli, ragazzi. Quindi diciamo che questo Alan non si stacca mai dal culo di Ivan, ragazzi, gli sta dietro come una
mosca su una mucca. Comunque, ora ragazzi, abbiamo detto praticamente tutto su questo team, non c'è altro da aggiungere per ora. E niente, spero che queste informazioni vi siano state d'aiuto. Per qualsiasi altra domanda, tranquilli, mi potete contattare sulla pagina Facebook qua sotto nei commenti. E niente, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su a questo video che aiutano veramente molto. E niente, e noi ci vediamo all'episodio numero 25 dove parleremo del Team Magma. Bella ragazzi! E se vuoi ancora scoprire di più questi due fantastici giochi, ti invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook interamente dedicata, dove ci sono, oltre alle solite news, anche fantastici concorsi, discussioni e molto altro ancora. Detto questo, spero che ci passerai e lascerai un bel pollice in su, e se invece sei ancora di più un patito delle news e proprio vuoi spoilerarti al massimo questi due giochi, visita il nostro sito web, là troverai tutto quello che c'è da sapere su Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha, oltre che naturalmente i miei soliti video. Quindi detto questo, spero che ci farai un salto. Da Federic è tutto e noi ci vediamo ai prossimi video. Bella ragazzi!